Buongiorno dal dottor Simone Sottocorno del Centro in Terapia. Oggi vi voglio parlare della traumatizzazione e del disturbo borderline di personalità. Dunque, intanto è importante appunto sottolineare come il trauma sia un fattore di rischio molto significativo per qualsiasi tipo di disturbo psicopatologico, quindi è un evento di vita o una serie di eventi di vita che possono predisporre fortemente all'insorgenza di problematiche di ordine psichico nel corso della vita. E la comunità scientifica si è accorta ormai già molto tempo fa che esistono delle configurazioni di sintomi che diciamo corrispondono in maniera lineare a eventi di vita avversi come i traumi, e parlo del disturbo post-traumatico da stress. Ultimamente, o meglio negli ultimi anni, si parla anche di disturbo post-traumatico da stress complesso o PTSD complex. In questo caso ci si riferisce a appunto un disturbo da stress post-traumatico che origina da un'esposizione dell'individuo a eventi traumatici cumulativi e ripetuti nel tempo. In questo senso quindi complesso, una sorta di traumatizzazione cronica che tipicamente avviene, ma non necessariamente, in un'età di vita precoce e quindi in qualche modo aggrava ulteriormente quella che poi è una prognosi. Nella comunità scientifica si sta dibattendo anche negli ultimi anni, intanto sulla validità di questo costrutto che è stato inserito, non è ancora stato inserito nel DSM-5, ma è stato inserito nell'ICD-11, però come dire, la direzione probabilmente è quella di un riconoscimento tout court di questa categoria nosografica. Per una parte appunto della comunità scientifica si interroga se in realtà non ci sia una sovrapposizione tra questo PTSD complex e il disturbo borderline di personalità. La risposta è sì, ma no, nel senso che ci sono molti punti di contatto, molte somiglianze, ma alla base c'è una differenza sostanziale. Dove sta la differenza? Che è fondamentale saper riconoscere per la corretta diagnosi differenziale e quindi per impostare il trattamento più indicato e risolutivo. Se nel caso di un disturbo da stress post-traumatico complesso, si hanno sostanzialmente tre elementi tipici che caratterizzano la persona che ne soffre. Il primo riguarda i cosiddetti flashback o pensieri intrusivi o immagini intrusive del ricordo del trauma o dei traumi, e condotte di evitamento, che è un evitamento chiaramente rispetto a situazioni che potrebbero triggerare la persona rispetto a quello che è stato il trauma, sono stati anzi traumi originari. Poi c'è lo stato di iperattivazione fisiologica, di iperarousal, per cui l'individuo è costantemente, potremmo dire cronicamente, in allerta, e naturalmente questo comporta sovente appunto sintomi di tipo ansioso e a lungo andare può portare a strategie di compensatorie, comunque legate all'uso di sostanze per mitigare appunto questi sintomi, e che possono essere spesso anche di ordine depressivo. Beh, ci può essere una difficoltà a livello interpersonale, insomma, sono generalmente dei quadri psicopatologici piuttosto invalidanti, gravi, potremmo dire. Dove sta invece la differenza con il disturbo borderline? Che nel borderline, sostanzialmente è vero che ci possono essere stati dei traumi cumulativi ripetuti, anzi, questo è piuttosto frequente, però la patologia è essenzialmente una patologia del sé, infatti si parla di disturbo di personalità. Quindi, a differenza del PTSD complesso, c'è una difficoltà da parte dell'individuo di avere un'immagine di sé coerente e stabile. Infatti, l'instabilità noi sappiamo essere un tratto distintivo di questo disturbo di personalità, e la difficoltà a integrare rappresentazioni di sé, e per la verità anche degli altri del mondo, contrapposte e appunto caotiche e non integrate, sta alla base di alcune oscillazioni, appunto,
appunto a livello identitario che possono provocare tutta una serie di comportamenti e di sintomi che poi si ritrovano anche nel PTSD complesso, però diciamo per ragioni sostanzialmente un po' diverse. Ad esempio la disregolazione emotiva è un qualcosa che si ritrova in entrambi le condizioni, o anche gli agiti autolesivi o l'ideazione suicidaria persino. Quindi spesso i clinici vengono un po' ingannati in qualche modo e ci può essere un errore a livello diagnostico. Invece diagnosticare in maniera corretta il PTSD complesso permette di trattarlo nel modo migliore, cioè attraverso un approccio, una terapia che sia a fasi, dove c'è una prima fase sostanzialmente di stabilizzazione dell'individuo, della persona. Poi c'è una fase in cui si va a trattare le memorie traumatiche con le MDR, per esempio. Le MDR si utilizza anche nel trattamento col disturbo borderline, la letteratura ne parla molto, però sicuramente il focus nel PTSD è proprio questo, è il trauma, nel borderline non necessariamente, o meglio non solo. Le MDR perché la letteratura lo suggerisce appunto come una strategia efficace. E poi appunto un'ultima fase in cui si vanno a promuovere invece quelle che sono le risorse della persona e a favorire il miglior adattamento e il miglior funzionamento possibile. Ecco, questo è un tema di cui si potrebbe parlare e dibattere a lungo, e sicuramente questo ci dice che è necessario che la comunità scientifica si muova facendo degli studi a riguardo, al fine appunto di rendere i clinici sempre più capaci di differenziare e di trattare in maniera corretta. Ecco, intanto chiudiamo appunto questo approfondimento, grazie per averci seguito, continuate a vedere i video di In Terapia sul nostro canale YouTube e visitate il sito www.centrointerapia.it.